Il terremoto passa anche dalla concretezza di una lavatrice, come abbiamo ascoltato. È un gesto, magari manca tutto il resto, magari cominciamo a partire da queste cose qui, dalla concretezza. Prepararci al Natale passa dalla concretezza di preparare un presepe in casa, di prepararci al sacramento della confessione, con l'andare in famiglia alla messa di Natale. La concretezza dell'amore. Come faccio a dire alla persona che la ama, con le parole, devo passare anche dei gesti, nella carità, nell'innamoramento, nel come sto in famiglia, nel come vivo la fede. E poi questo aspetto dell'amore totale, Maria è capace di dire un sì totale proprio perché riceve l'amore totale di Dio. A volte noi quando amiamo rischiamo sempre di amare con un solo piede o con un solo braccio. Perché? Perché l'altro piede deve essere ben saldo sulle nostre. Fare a quello che chiamano il burnout, cioè l'esaurimento. Però bisogna anche un po' aiutarsi nella vita, bisogna anche un po' spendersi, bisogna sbilanciarsi. Se non ci si sbilancia mai, è difficile dire che si sta amando. Se a un certo punto non si perde un attimo il controllo, dice adesso io però questa persona devo stare vicino e devo rinunciare un po' di me stesso, è difficile poter dire che stiamo amando. Ecco allora che il sì di Maria non è un qualcosa che è rimasto da 2000 anni fa. Il sì di Maria è un qualcosa che ha a che fare anche con la nostra vita, con le nostre giornate, con la modalità con cui ci spendiamo, con cui facciamo famiglia, costruiamo famiglia, con cui ci spendiamo nella società civile, con cui ci prepariamo a questo Natale. Questo sì, il nostro modo di andare verso la realtà può risuonare col sì di Maria che accoglie l'amore di Dio e cerca di viverlo, e può a volte invece trovarsi più di più. Chiediamo davvero il dono della tua presenza, Signore, in mezzo a noi, e che come società civile impariamo a essere davvero segno della tua luce, della tua misericordia, costruendo sempre iniziative di fraternità e di solidarietà. Per questo ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Questi giorni magari abbiamo visto alla televisione alcune scene di città liberate in Siria. Quanti morti, quanta distruzione. Preghiamo davvero per il dono della pace in questo Natale. Preghiamo per tutte le vittime. Preghiamo per tutti gli innocenti che sono nella sofferenza. Per questo ti preghiamo. Vieni, Signore Gesù. Per tutte le famiglie, in particolar modo preghiamo per le donne che aspettano un bambino, preghiamo per quelle famiglie che attendono un bambino, magari tarda un pochino a venire, preghiamo per quelle famiglie che vorrebbero avere un figlio ma che le condizioni attorno non glielo permettono. Per questo ti preghiamo. Signore Gesù. Ti preghiamo, Signore, anche per il mondo del lavoro, ti preghiamo per tutti coloro che cercano il lavoro e non lo trovano, preghiamo perché, per chi ha perso il lavoro, preghiamo perché come società civile impariamo a costruire un mondo attento al lavoro e alla famiglia. Per questo ti preghiamo. Signore Gesù. O Dio onnipotente, tu che sull'altare trasformerai nel tuo corpo, nel tuo sangue, aumenta in noi il desiderio di incontrarti e di unirci a te nell'Eucaristia. Le associazioni che operano in paese portano sull'altare i segni del loro impegno a fianco e a favore della nostra comunità. Il grappolo, la loro maglietta associativa. L'US Orobia, i palloni, la maglietta e la coppa. La S Basket, il gagliardetto. L'Albia Europa Bike, il casco. La Proloco, il calendario 2017.
gli alpini, il cappello e la bandiera italiana. La banda, il CD del concerto di Santa Cecilia del 2016. Usnago soccorso, il defibrillatore. Alma Alba, un cesto con il materiale per la cura e la crescita dei bimbi. Canto all'offertorio è il numero 301, frutto della nostra terra. Quindi tutta la macchina che aveva il tubetto, non so se fosse dove io.